Ben ritrovati con Super Goal. Quella di stasera non è un'edizione prova, è il 14° numero stagionale di Super Goal e lo dico con un pizzico di sarcasmo e di ironia, perché nel corso di questa trasmissione io qualche sassolino dalle scarpe dovrò toglierlo e lo farò con educazione e con rispetto, cose che non riscontriamo con molta serenità altrove. Io cercherò di mantenere il contegno che si deve a chi in questo momento sta conducendo una trasmissione in televisione, ma le cose che devo dire, siccome sono circa 40 anni che faccio questo lavoro, 37 per l'esattezza, allora sono stanco e stufo e anche offeso, e non soltanto a nome mio ma anche a nome della mia struttura e della struttura che rappresento anche legalmente, di sentire frasi fuori posto, sbagliate, offensive, stupide, e a queste risponderò, però mi dovete seguire, anche perché abbiamo una trasmissione ricca stasera di tante cose che sono accadute, soprattutto dopo le gare, dopo le partite che noi seguiamo al termine di queste, perché qualcosina è accaduto, per esempio, al termine della sconfitta della Virtus Teramo contro i Nero Stellati. Voglio salutare e ringraziare per aver accettato il nostro invito Aurelio Massacci, che è direttore sportivo della Virtus. Buonasera. Qualcosina anche nel post partita di Teramo è successo, di San Nicolò è successo. Ringrazio e saluto Piero Dorazio, un vecchio amico di Super Goal, responsabile del settore giovanile del Teramo Calcio, un po' più sereno dopo una vittoria importante come è stata quella del Teramo a Forlì. Ci sono queste quattro giornate inflitte a Nofri, all'allenatore del Teramo, che pesano come un macigno in qualche maniera sull'esito del post-gara, però vi dicevo che questa è una trasmissione nella quale nei post-partita qualcosa è accaduto sempre al di là dei risultati. È andata male la Virtus, è andata bene al Teramo Calcio, è andata molto bene al San Nicolò, grazie a Traini, a Michael Traini, centravanti della formazione bianco-azzurra, complimenti per la doppietta decisiva che seguiva un calcio di rigore calciato sul palo che vedremo, e per gli 8 gol messi a segno fino a questo momento del campionato. Peraltro figlio d'arte, i meno giovani come me ricordano il papà Pasquale Traini, calciatore di Serie A e B, magari poi qualcosina ci diremo assieme a loro. Voglio ricordarvi l'SMS, il numero di SMS per chi vuole interagire con noi al 391 3355 749, e più avanti nel corso della trasmissione ovviamente troverete spazio. Piero Dorazio, la regia ci supporterà con la grafica di una classifica che tranquilla non è, che non deve illudere il Teramo, ma che sicuramente è una classifica che vi lascia respirare molto di più rispetto a prima di Forlì Teramo. Assolutamente è stata una giornata importantissima per il Teramo, sia perché si giocava contro una squadra che era a caccia di punti nelle zone basse della classifica, sia perché questo risultato, dopo l'ottima prova di Reggio Emilia, ci dà fiducia nei nostri mezzi e ci dà un pizzico di serenità che finora ci è mancata, e che è un'occasione buona soprattutto per affrontare la prossima altrettanto delicata, delicatissima partita di mercoledì con la Maceratese, che è vero che sta qualche punto sotto di noi ma una partita in meno, e quindi assumerà una particolare rilevanza nel caso dovessimo fare altro risultato positivo. Chiaramente non che possiamo stare tranquilli, ma cominceremo a vedere con più, con un'altra luce, sia la classifica che il futuro. Allora, sulle analisi dei giocatori importanti che più o meno sono presenti, ne abbiamo parlato tante volte, non voglio quindi soffermarmi sull'importanza della presenza di Carraro dal primo minuto a Forlì, sarà poi un caso che ha fatto anche un gran gol, giocatore importantissimo, ma è passata una filosofia in Super Goal di quest'anno, non so se tu la condivida o meno. Ci sono partite molto delicate, scontri diretti che tu affronti per provare a vincerli, ma forse è meglio affrontarli intanto per non perderli,
sto pensando alla gara persa con l'Albino Leffe, alla gara persa col Mantova, tutti scontri diretti all'epoca che poi sono andati a finire male, forse qualcos'altro dimentico. Teramo Maceratese è una di queste. È chiaro, devi giocare per vincerla, ma soprattutto per non perderla. Non so se tu sei d'accordo. Sì, sì, assolutamente, anche perché non si può avere la presunzione oggi, solo perché veniamo da una vittoria importante fuori casa, di avere la tranquillità e la sicurezza che possiamo essere in ogni occasione al meglio della situazione e vincere sempre. È importante in questo passaggio, soprattutto io mi riferisco anche alla partita di Reggio, che la squadra, oltre il risultato di domenica scorsa, stia trovando una sua dimensione, una sua continuità nell'espressione sia di gioco ma anche difensiva, perché ieri, diciamo, in vantaggio nell'ultima fase della partita ci siamo difesi con molto ordine, e questo dà l'idea adesso di una squadra più solida, più sicura dei propri mezzi, e quindi condivido pienamente che intanto è importante fare il risultato utile anche domenica. Esatto. Magari allungare fatto la striscia, l'avessimo fatto col Mantova, con dare continuità, assolutamente. Sì. Diciamo che l'obiettivo iniziale di queste due partite ottimale era quello di 4 punti, 3 li abbiamo fatti, è evidente che pensiamo a questo punto anche di fare un bottino, cioè, pieno, però ci mancherebbe. Comunque sarebbe importante continuare questa striscia utile. E pensare che si poteva fare risultato con un pizzico di fortuna anche a Reggio Emilia, perché lì sul campo il Teramo avrebbe meritato il risultato positivo. Assolutamente sì, purtroppo quando stai sotto gli episodi non ti sono favorevoli, però ritengo che quella partita abbia contribuito in termini di autostima, di fiducia molto nei confronti della squadra, del tecnico, e che sia stato comunque un risultato negativo che, a differenza di altri, abbia lasciato qualcosa di importante. Allora andiamo per un attimo al San Nicolò con Traini, facciamo un po' la stessa analisi che abbiamo provato a fare per la Lega Pro, perché qui il campionato è completamente diverso, qui abbiamo una classifica che parla bianca-azzurra adesso, cioè è chiaro che è presto per parlare, è chiaro che il Materica è società fortissima, oltre che squadra fortissima, però siete lì, e ti chiedo se immaginavi un paio di mesi fa che questa squadra potesse fare così tanto bene. La squadra a inizio anno è stata costruita per far bene. Noi, il nostro obiettivo a inizio anno era quello di stare lassù. Quindi credo che i nostri obiettivi li stiamo raggiungendo. E veniamo da 11 risultati utili consecutivi. Non è poca cosa. E quindi per adesso i numeri sono dalla nostra parte, speriamo di continuare così. Senti Traini, tu l'anno scorso con la San Maurese hai messo dentro 17 gol, che per un attaccante sono importanti. A San Nicolò sei a quota 8 gol, ti sei prefisso una meta o mi risponderai, come tutti gli attaccanti che fanno gol, che quel che conta è il risultato finale della squadra? Sicuramente il risultato, quello che conta è quello della squadra, poi è normale, se vengono anche i gol sarebbe meglio per una gratificazione personale, però sicuramente la squadra prima di tutto. Senti, mi racconti in 2 minuti cosa è successo ieri a fine partita, perché poi vedremo delle immagini uscire i due allenatori espulsi, Massimo Epifani e Gianluca De Angelis, peraltro due amici, insomma si è saputo poco o nulla, e tu potrai dircelo anche se stavi esultando, sì, da un'altra parte. Cioè io, dico la verità, non ho visto niente, però nello spogliatoio ho saputo che durante il secondo gol la nostra panchina, per venire a festeggiare, è passata dalla panchina avversaria, e il loro mister ha dato un calcio a Di Lullo. Ancora? Ma come? Di Lullo ancora? O ha preso, che ha preso un calcio anche dall'allenatore dello Iesi, che si beccò anche lui 4 domeniche, sì, come Nofri. Sempre, ma sempre in mezzo. Di Lullo è una spinta, fu quella dell'allenatore Iesi. Sempre in mezzo. Sempre in mezzo, cioè. Com'è che diceva, scherzando prima della trasmissione, Piero? Che da recidiva la vittima. Recidiva la vittima, non è recidivo il colpevole. E da lì è nato un bel parapiglia. Esatto, da lì è nato tutto il parapiglia. Ecco. Spiegami un'altra cosa, perché Epifani salterà Vasto, perché sarà squalificato.
Nofri salterà più di una partita sulla panchina del Teramo. È così importante per un giocatore in campo avere l'allenatore in panchina? È penalizzante molto o conta molto relativamente? No, secondo me conta relativamente, nel senso che noi lavoriamo dal ritiro e sappiamo cosa vuole il mister e quindi cerchiamo sempre ogni domenica di metterlo in pratica. Normale, il mister se in panchina qualche correttivo lo può dare sicuramente, però ormai la nostra fisionomia la stiamo prendendo e quando siamo in campo sappiamo quello che poi dobbiamo fare. Poi anche vero un'altra cosa, che oggi si comunica facilmente, l'allenatore in tribuna, magari la legge anche meglio la partita qualcuno dalla tribuna e può comunicare facilmente col telefono, questo in panchina riferisce, Piero? Assolutamente sì. Chissà se Nofri, passamela, però è una cattiveria, ma è una cattiveria giornalistica. Riuscirà a leggere ancora meglio le partite stando in tribuna? Magari scopriremo che le leggerà così tanto bene che ogni cambio sarà perfetto. Vabbè, devo dire che non so se le leggerà meglio, però penso che anche nella partita di ieri l'allenatore abbia avuto un ruolo importante nel momento di difficoltà, ha fatto le sostituzioni che ci hanno permesso di portare a casa il risultato, quindi voglio dire, l'allenatore, come un po' tutta la squadra, penso che stia trovando, è venuto in corsa e non era facile la situazione. Sicuro. Dopo quattro partite un solo punto, quindi anche lui ha dovuto diciamo fare delle esperienze sul campo, a volte anche dolorose. Oggi mi sembra che stia dando una dimensione e soprattutto stia dando una continuità a un progetto e mi pare che stia facendo le scelte opportune. Io mi auguro che il Teramo recuperi quanto prima possibile Jefferson, perché abbiamo sempre sostenuto una tesi, è vero che la squadra è composta da tante componenti, da tanti giocatori, dalla bravura di questo o di quello, ma quando ce ne sono un paio così tanto importanti, quali Carraro e Jefferson, che ti mancano, è molto più difficile. Io sono dell'avviso. E Carraro è determinante e Jefferson non lo è meno lì davanti. Giocatori che compongono fanno la spina dorsale sono fondamentali, quindi giustamente come dicevi tu, non per fare un torto agli altri, che nessuno, pure importanti, certo. Però in effetti quando anche a ragione il Teramo è stato molto criticato, e diciamo che l'assenza contemporanea di quello che è, una volta si chiamava regista, di quello che è un terminale anche con struttura fisica, ecco, tipo Traini, quando viene meno ti condiziona non poco, oltre il fatto soprattutto realizzativo, soprattutto se gli altri sono tutti piccolini, ecco, noi abbiamo un attacco formato tutti da giocatori rapidi e obiettivamente nelle ultime partite stiamo facendo molto bene con le triangolazioni, tenendo la palla bassa, però avere anche l'opportunità di soluzioni diverse è fondamentale. Stavo pensando alla partita di Reggio, per esempio, dove sì, Jefferson avrebbe sicuramente sarebbe servito molto. Aurelio, ti faccio vedere la classifica di Eccellenza, perché poi lui parlava di spina dorsale della squadra, no? E ha ragione. Voi sulla spina dorsale siete intervenuti con due pezzi da 90 in settimana. Adesso il risultato non vi ha dato ragione, ne parleremo dopo. Ma ti comincia a preoccupare questa classifica? Sì, devo dire di sì, però sapevamo che al giro di boa potevamo avere ancora qualche difficoltà. Siamo prefissati insieme con la società di cercare di aggiustare la squadra nel mese di dicembre. Adesso, ieri è stata la prima partita, sono arrivati nuovi acquisti. Stiamo parlando di Micolucci e di Pigliacelli, cioè sono due giocatori sì, di categoria, Micolucci anche più. Sì, sicuramente. Sono giocatori che non scopriamo noi, non scopro io, insomma. Quindi stiamo cercando di aggiustarci e adesso sappiamo che sarà dura, perché uscire da sotto non è facile. Come diceva prima mister Donazio, ti piace ricordarlo sotto, più come mister? Perché io anche grosso giocatore, anche un bel giocatore è stato, sì, però io lo ricordo allenatore, poi sì, da anni oramai è più un dirigente, però Uscire da sotto è difficile, perché gli episodi, come diceva il mister,
non sempre ti vengono a favore. Ieri ne è una controprova importante. Dire, poi vedremo il servizio, peraltro. Ma c'è da dire che i nerostellati hanno qualcosa dalla loro. Adesso Mirko Petrella, che è tifoso giustamente della sua città. Io li ho visti l'anno scorso giocare e vincere una partita con un tiro in porta. I miei colleghi che hanno seguito la gara mi dicono che ieri l'ha vinta con due tiri in porta. E quindi o va bene loro giocare con le teramane, oppure è una squadra che ha dalla sua anche una componente che non guasta mai. Hanno scelto di fare un calcio un po' più antico, diciamo, però redditizio sicuramente non bisogna. Il calcio è bello per questo. Senti, ma cos'è successo ieri a fine partita? Le solite cose di una partita di eccellenza. Senza forze dell'ordine, sì. Che ieri si votava, ieri poi si non votava, c'era manco uno. Non c'era nessuno. Però tutto bene. Niente tutto di preoccupante. No, sto pensando che si deve tornare a Prato. Che non è un ambientino. Non abbiamo... Tutto tranquillo. Tutto tranquillo. Allora, pensi di potermi dire che il mercato della Virtus si chiude qui? Guarda, noi dobbiamo valutare bene, ancora non sappiamo bene che fare, quindi vediamo cosa ci può succedere in questi 10 giorni rimanenti ancora, quindi vediamo. Ci sono dirigenti tipo lui che continuerà a fare calcio per una vita e avrà un marchio, no? Il marchio dell'ottimo operatore di calcio che opera nel mondo dei dilettanti. Secondo te queste distinzioni sono distinzioni che hanno una rilevanza importante tale che non potrebbe mai essere un ottimo operatore di calcio nel mondo professionistico? Oppure è un errore che ci trasciniamo da sempre dietro e che ce lo porteremo chissà per quanti anni avanti? Chi è bravo? Nulla vieta che in effetti un buon dilettante possa diventare un ottimo professionista o che ci sia qualche pseudo professionista che potrebbe essere un pessimo dilettante. Però è evidente che per status, anche per provenienza, ci sia una forma di barriera. Questo è fuori discussione, a volte anche dei pregiudizi. È innegabile che questo possa succedere, secondo me. E poi chiaramente bisogna avere un'opportunità per poter dimostrare cosa uno possa fare magari anche in un altro contesto, e quindi magari a volte bisogna essere, non dico fortunati, ma trovarsi in una situazione giusta con delle persone giuste magari che credono in una persona. Io l'anno scorso in un'altra trasmissione ho fatto un complimento a loro che hanno scelto un allenatore che non aveva allenato mai, che poi non si è dimostrato all'altezza, di più, e anche quest'anno secondo me sta dimostrando che con una squadra i cui giocatori per gran parte sono quelli dell'anno scorso, sì. Adesso è vero che in quest'ultima fase di mercato, io penso che è vero che la classifica è una classifica difficile, ma è già importante stare in quella situazione, perché il campionato di eccellenza non è cosa di poco conto. Lì l'anno scorso l'allenatore ha dimostrato di essere bravo, però è stato anche, tra virgolette, fortunato che qualcuno ha creduto in questa, ha avuto questa intuizione. Quindi il futuro di tutti noi che siamo nel calcio, che non è una scienza perfetta, dipende a volte sempre da qualcun altro. Non dimenticarti di ricordarci, perché io lo dimenticherò per le cose che devo dire dopo, che io vorrei anche sapere da te poi come ti ritrovi a Teramo, perché insomma Teramo, San Nicolò, Teramo, sì. E mi piacerà sapere magari più avanti nel corso della trasmissione questa rentrée nel calcio professionistico, seppur da responsabile del settore giovanile, che cosa ha significato per te. Stiamo per andare in pubblicità, è il primo impegno della serata di una trasmissione che non è un'edizione prova, ma è il 14° numero di Supergol. Eccoci nuovamente in studio per la 14° puntata di Supergol. Prima di andare a vedere come il San Nicolò abbia espugnato Castelfidardo, io ho un giudizio velocissimo per Aurelio e per Piero, vorrei sul San Nicolò. Secondo voi può arrivare fino alla fine, Massacci? Fino alla fine vuol dire vincere il campionato, per intenderci.
Io 20 giorni fa stavo in un'altra trasmissione e ho detto a... mi chiedevano di Maranella se poteva andare a giocare in una categoria superiore. Ho detto un altro anno in Serie C con San Nicolò. Ci può andare. Quindi secondo te può farcela. Questo può è quello farcela. Che ho detto, però... Secondo Piero, noi non dimentichiamo il Materica che è formazione che ha un organico non inferiore, forse per taluni anche superiore, ma soprattutto ha una forza economica, il Materica, importantissima, voglio dire, all'occorrenza, se servono due pezzi da 90, magari può metterli dentro senza grandi problemi. Però voi il calcio lo conoscete meglio di me. Non sempre le squadre più forti o le società più ricche vincono. È per questo che chiedo anche a te. Io dico che, come diceva Traini, il San Nicolò è squadra che si trova in una posizione di classifica non a caso, e assieme al Materica ritengo che siano le due squadre meglio attrezzate. È evidente che adesso per la parte finale bisognerà vedere attentamente da una parte cosa succederà sul mercato, quello a cui tu ti riferivi. È altrettanto vero che se il Materica continuerà a fare investimenti avrà anche pressioni diverse da gestire, il che potrebbero favorire, diciamo, la tranquillità del San Nicolò, che è vero che punta in maniera importante a fare un risultato importante, è vero anche che questo fatto che non abbia un pubblico da una parte può essere una parte negativa, però dall'altra può essere anche un aspetto molto positivo. Michele, mi dici delle condizioni di Napolano? Cioè come sta, si teme o no un infortunio più lungo del previsto? Guarda, Giordano deve fare degli accertamenti, mi sa, in settimana. E si, da lì... si teme la pubalgia? Non lo so, ti dico la verità. Deve fare, come ti ripeto, deve fare degli aggiornamenti, degli accertamenti. Dopo anche lui saprà meglio il da farsi, ecco. È un giocatore talmente importante che in determinate situazioni la partita te la può anche risolvere da solo. Però è altrettanto vero, per esempio, che Traini da quando non gioca Napolano fa più gol. Questo è un fatto. È altrettanto vero che il San Nicolò è un po' diverso tatticamente, non nello schieramento tattico, però ha una propensione al gioco diversa rispetto alla presenza di Napolano e Bisegna alle spalle di Traini. Insomma, sono le chiavi di lettura che il calcio ci dà e alle quali poi dare risposte certe è comunque sempre molto difficile. È molto più facile vedere come ieri il San Nicolò abbia espugnato Castelfidardo, per taluni dei miei ospiti è addirittura la prima volta che vedono il servizio, vero Piero che sei tornato tardi? Sì, sì. E allora guardiamo i due gol di Traini e anche il rigore calciato sul palo. Testa a coda, anzi coda a testa oggi al Mancini tra i locali e il San Nicolò. Coda a testa perché i fisarmonicisti sono impantanati nelle zone roventi della classifica. Classifica ferma da due turni per i biancoverdi di casa, reduci da due sconfitte esterne consecutive. Sta meglio, molto meglio il San Nicolò, che arriva nelle Marche col vento in poppa della vittoria sull'Olimpia Agnonese di domenica scorsa e vi arriva coi galloni di terza forza del campionato. Al settimo cominciano i padroni di casa, corner guadagnato da Maisto, batte Lodi che vede al centro area Filipponi che pur essendo un gigante di statura non colpisce di testa bensì di piede, da breve distanza fa secco Ciotti per l'1-0 del Castelfidardo, ma che dormita la difesa ospite. Castelfidardo 1, San Nicolò 0, Daniele Filipponi, quarta rete in campionato, complimenti. Insiste il Castelfidardo, al 12° ancora Lodi da calcio da fermo, ancora da sinistra, pennella per la testa di Soragna, un cross con il contagiri. Soragna si avvita bene, colpisce ma non c'entra lo specchio di porta. Al 22° si fa vivo il San Nicolò, cross dalla sinistra che va a pescare Chiacchiarelli, solo soletto sulla destra. Il numero 7 ospite prende la mira, palla indirizzata sul secondo palo. Per fortuna del Castelfidardo interviene Silletti che fa muro alla conclusione ospite, altrimenti potevano essere guai.
Al 29esimo punizione dal lato corto dell'area sinistra del Castelfidardo, si incarica dello shoot Chiacchiarelli che scalda i pugni di De Gennaro che disinnesca la conclusione in corner. E poi al 40esimo occasionissima per gli ospiti, Egidio che serve a rimorchio Bisegna che entra in contatto con Massi. Il numero 10 ospite va per le terre e l'arbitro Pragliola di Terni assegna il penalty al San Nicolò. Della massima punizione si incarica Traini che spiazza De Gennaro ma la sua forte conclusione si schianta sul palo, così chiudono la prima frazione di gioco in vantaggio per 1-0 sui teramani, opachi e deludenti. Comincia il secondo tempo e comincia nel segno del Castelfidardo. Al primo minuto gol dei padroni di casa annullato per fuorigioco. Era stato Soragna a servire sotto misura Filipponi che ha messo nel sacco la pelota, ma la bandiera dell'assistente del signor Pragliola era già alzata. Però continua il Castelfidardo, ci prova Maisto all'ottavo con il mancino, blocca Ciotti e poi al decimo ci riprova Lodi dalla distanza e questa volta Ciotti respinge in corner. Al 27esimo Massetti serve in profondità Moretti che va via di potenza sulla destra, tiro forte deviato e palla in corner e poi da corner di testa Traini trova lo spiraglio per bucare De Gennaro uscito non impeccabilmente nell'occasione. Castelfidardo 1, San Nicolò 1, Michael Traini. Da questo momento in poi gli ospiti continuano a macinare gioco e occasioni. Al 32esimo Massetti tira dalla distanza e fa la barba al palo. 36esimo minuto si rifà vivo il Castelfidardo. Albanesi dalla tre quarti crossa calibrato per la testa di Soragna che indirizza bene. Ciotti vola in alto e sventa il raddoppio castellano. Ma è un fuoco di paglia questo perché San Nicolò continua a spingere sull'acceleratore. 37esimo Traini dalla destra cerca l'Eurogol ma trova le stelle. Due minuti dopo Moretti fugge via sulla destra in contropiede in posizione di sparo ma anziché sparare tira a salve e gli viene fuori una cosa a metà tra un tiro e un cross e così spreca un'ottima occasione. Ottima occasione invece che mette a frutto al 110% e al 48esimo in pieno tempo di recupero Michael Traini. Mozzoni dalla sinistra tira fuori dal cilindro e anche dal suo mancino un cross perfetto per la testona di Traini che con una palombella scavalca De Gennaro e porta avanti il San Nicolò vanificando il tentativo di respinta in extremis di Silletti. Castelfidardo 1, San Nicolò 2, Michael Traini. E in occasione del raddoppio teramano si apre un parapiglia tra le due panchine. Ne fanno le spese entrambi gli allenatori che vengono allontanati dal campo con De Angelis visibilmente claudicante. Dopodiché al 50esimo finisce il match. Castelfidardo 1, San Nicolò 2. Ecco, l'allenatore zoppicante è Gianluca De Angelis. Abbiamo visto le immagini di questa gara. Michael, cosa ti dicono di più o di meno rispetto alle cose che ricordavi? Perché ieri si è gioito per la vittoria e va bene, ma c'è quel grande intervento del vostro portiere che ha salvato veramente il risultato. Diamo sì. Un po' di merito anche ai portieri, perché poi no, ha fatto grande parata. Ha fatto una bella parata su 1-1. E magari se faceva gol, magari si parlava di un'altra partita. Però ha fatto una bella parata e adesso l'abbiamo portato a casa sul finale. Senti, per Vastese San Nicolò si va a giocarla tranquilli sapendo che insomma qualunque risultato è accettabile e non si faranno drammi e magari proprio da questo assunto può venire fuori la partita che addirittura ti lancerebbe in orbita? E loro sono forti, Loro sono forti, giocano in casa, poi hanno una marcia in più spinti dal loro pubblico. Noi come tutte le partite andremo là sicuramente per vincere e non per perdere né pareggiare. Certo. Però sappiamo che è difficile. E giovedì abbiamo una partita importante come anche dal punto di vista della classifica. E se magari riesce a vincere lì, allora dai un bel segnale al campionato. Ecco. Eh sì, sicuramente sì. Lui ci ricorda la nostra regia, ci ricorda la classifica. Effettivamente, ipotizzare questa classifica a gran parte del girone, insomma, si dice chi sta a dicembre, no? A dicembre si leggono
i campionati, insomma, questo campionato sembra davvero essere circoscritto per i numeri della classifica, voi prime quattro, per le forze intrinseche invece che si c'erano dietro, secondo Piero per esempio, Materica e San Nicolò valgono più di Vastese e Fermana, senza nulla togliere alla Vastese che secondo me è una buona squadra. Chi cambia di meno vince il campionato. Chi cambia meno vince il campionato. Se le cose vanno bene, se le cose vanno adesso, benino, poi sei costretto ad intervenire. Bene. Loro interverranno, ma adesso Piero non ce lo dirà. Le prime tre. Sì, certo. Chi è? Il Teramo. Il Teramo dovrà muoversi sul mercato. Il Teramo. Per riequilibrare dei reparti costruiti male, dai. Il Teramo, ritengo che questo mese, queste partite che ci separano dall'inizio del mercato siano importanti, perché io ritengo che paradossalmente dobbiamo valutare in questo periodo bene le condizioni di Jefferson, perché la sua presenza o assenza è comunque un aspetto che ha una incidenza lo scrivono importante. Anche alcuni tifosi adesso che si è trovata la quadratura con un modulo di gioco che mi sembra oramai possa essere questo. A questo punto vanno valutati degli aggiustamenti in funzione appunto delle esigenze, perché inizialmente sappiamo benissimo che erano partiti con un'idea di gioco diversa, e quindi oggi addirittura penso che siamo anche numericamente abbondanti, quindi sarà compito del direttore sportivo valutare soprattutto le uscite e poi, se necessario, qualche aggiustamento, ma io non penso che il Teramo abbia bisogno di moltissimi interventi. Secondo me ha bisogno di snellire un po' questa rosa. Questo assolutamente, perché poi nella fase in cui iniziale abbiamo fatto fronte ad alcuni infortuni, magari abbiamo preso diversi giocatori, oggi che si cominciano a definire bene i ruoli e le strategie, qualcuno è di qualcosa troppo. Qualcosa si potrebbe... Te la senti in un minuto a dirmi il tuo, non come sia tu rientrato al Teramo, ma come ti trovi adesso al Teramo? Io mi trovo molto bene, con un ruolo molto chiaro, quindi voglio dire definito, in una struttura che ho ritrovato molto chiaramente più organizzata di quella che avevo lasciato, dove c'è stata una crescita in termini sia di mentalità che organizzativi. E le cose procedono così come avevi ipotizzato dovessero andare? Nonostante, voglio dire, la grave crisi tecnica che il Teramo forse ha superato, che però inevitabilmente si riflette sul movimento. È chiaro che parliamo di Teramo, quindi non si può prescindere da quello che è la prima squadra, della quale chiaramente io sono parte estranea, sono coinvolto. Relativamente estranea. Diciamo che quando sei in una società è chiaro che fai parte di tutta la società. La prima squadra è l'aspetto trainante sotto tutte, diciamo, le motivazioni e anche le attenzioni. Addirittura per quello che riguarda lo spaccato specifico del settore giovanile ho trovato meglio di quello che pensassi, perché ci sono giocatori interessanti che stanno dando soddisfazione a tutti i livelli, e questo è segno che nel passato evidentemente si è lavorato bene, e penso che anche le nuove leve presentino qualcosa di interessante. Vogliamo andare con Aurelio a vederci, non so, fa parte del gioco, cioè voglio dire, sei felice, lascia perdere. Allora io voglio salutare e ringraziare, intanto vedete sullo sfondo il nostro canale sintonizzato, il ristorante I Tre Galli, perché lui è il titolare del ristorante I Tre Galli, che stanno seguendo la nostra trasmissione. Grazie per il messaggio, grazie per la foto che ci arriva da uno dei ristoranti storici della nostra città. Dicevo, mi sarebbe piaciuto poter presentare il 2-1 della Virtus, invece dobbiamo presentare l'1-2, poi magari rientri e mi dici tu a mente fredda che cosa doveva succedere e non è successo. Però consentitemi una riflessione, perché ha diretto Ursini di Pescara. Ursini di Pescara magari un giorno arriverà in Serie A, glielo auguro, però è lo stesso arbitro che diresse lo scorso anno Fontanelle
nerostellati. Ricorderete, in quel fine partita ci fu un'invasione dei tifosi pratolani che presero a botte l'allenatore Di Pietro mandandolo in ospedale, che fecero un bel casotto, insomma. Ora, per motivi anche di opportunità, io credo che, insomma, anche diresse anche Virtus nerostellati, mi dicevi? Ci hanno un long gol clamoroso. Allora io dico, quando c'è una designazione arbitrale, così come lo ricordiamo noi, forse sarebbe anche facile, molto più facile, che lo ricordino gli organi federali. Crediamo sempre nella buona fede degli arbitri, non è messa in discussione questa. Però se tu la scusa me la togli, mi fai una cortesia. Sarà un caso, ma ieri Ursini non è piaciuto. Vediamo come è andata questa sconfitta. Nel clima teso del Bezzo, che prosegue anche a fine gara, ne escono vincitori nerostellati, che confermano l'ottimo momento di forma e continuano a respirare aria di alta classifica. Si ferma invece dopo 4 gare utili la striscia della Virtus Teramo, battuta ben oltre i propri demeriti. Gara maschi ha giocato molto sul fattore nervoso, anche se poi a fare la differenza sono soprattutto alcune giocate della formazione Peligna, che fa dell'aggressività della pressione una delle sue tante qualità. Non sfigura certo la Virtus Teramo, che presenta 2 nuovi acquisti, Micolucci in mediana e Pigliacelli terminale offensivo, ma incassa il gol della sconfitta nel momento forse migliore della sua prestazione. Gli episodi, mai come in questa circostanza, sono decisivi. Indirizzano poi da subito la sfida verso i binari congeliali agli ospiti, in vantaggio dopo appena 7 minuti. Isotti dal limite disegna una conclusione che si stampa sulla traversa. Il primo ad intervenire è Pacella, che rimette nel mezzo per la stoccata vincente e ravvicinata di Palombizio. Il gol a freddo non snatura l'atteggiamento tattico della squadra di Capitanio, che sfiora immediatamente il pareggio. Meriterebbe miglior fortuna, infatti, al decimo lo spunto di Cini, che timbra la parte esterna del palo, con Meo che appare in leggero ritardo. Gli ospiti aggrediscono in fase di non possesso e il gioco per vie centrali della Virtus non trova spazi tangibili. Prima del riposo, al 37esimo, ci prova Micolucci con una conclusione sporca. Meo si distende e devia. Alla ripresa delle ostilità, Capitanio muta atteggiamento tattico, impiegando Cini in posizione più centrale e allargando Maranella. Non a caso il pari, minuto 18, arriva grazie alla distribuzione di Cini per la conclusione in corsa di Maranella. Meo ci mette una mano, ma Pigliacelli, gol all'esordio, in qualche maniera mette dentro. Il pari muta l'inerzia della gara, o meglio, questa è la sensazione netta che si avverte dalla tribuna. Al 24esimo ci prova Micolucci dalla distanza. La formazione di Di Marzio, che nel frattempo toglie il nervoso Palombizio, sembra le corde, ma non è così. Al 28esimo arriva il gol vittoria. Nanni trova uno spiraglio sulla corsia di destra, rimette nel mezzo per Isotti, che disegna una parabola deliziosa quanto imparabile per Bruno. La gara diventa ancora più tesa, prima in tribuna, poi in campo. Ci vuole un super Meo alla mezz'ora per dire di no alla stoccata dalla distanza di Aureli. La Virtus, con 4 punte in campo, attacca a testa bassa. I nerostellati sono quasi inespugnabili nelle retrovie. Al 43esimo è ancora l'estremo Peligno a sventare la minaccia, mentre in pieno recupero Maranella di testa è debole nell'inzuccata. Vincono gli ospiti, al 4° successo nelle ultime 6 gare, mentre la Virtus Teramo si tiene la prestazione, ma deve necessariamente guardare al prossimo impegno. Eccoci nuovamente in studio. Chi ci sta seguendo dall'inizio ha avuto la pazienza di sentirsi dire e ripetere che questa non è un'edizione prova, ed è chiaro che ci sono delle allusioni che sto facendo direttamente al collega Alfredo Giovannozzi. Faccio nome e cognome, sapete perché? Perché sono 37 anni esatti, era il 1979 quando cominciavo a fare questo lavoro, e l'ho fatto sempre rispettando soprattutto il prossimo. Tutto, se fa parte della stessa categoria, lo faccio ancora di più. Se oggi c'è qualcuno che, usando mezzi termini, non parlando direttamente come sto facendo io, facendo nomi e cognomi, fa delle allusioni ad una realtà come la nostra, che con molta correttezza e con molta serietà sta provando a portare avanti un progetto fatto di persone per bene, interne e soprattutto esterne, e mi riferisco alla nostra proprietà, beh, tutto questo dà fastidio. Allora voglio dire con chiarezza alcune cose, voglio che il mio interlocutore sia chiaro anche nel video che la regia sta per mandare in onda, ed è stato più volte anche
nostro ospite. Io ho già ricordato che è una vita che faccio questo lavoro ed è per questo che sono stufo di fare il cosiddetto silenzio professionalmente rispettoso. Non lo sarò più con coloro che invadono le professionalità di Super J, quindi di tutti noi, un'emittente che dirigo dalla nascita, dall'estate 2013, e che amministro da un anno. Proprio come Teleponte, che ho diretto ed amministrato, e scusate l'immodestia, aggiungo anche molto bene, dalla nascita di Fin Television, estate del 97, quel nome Fin Television fu dato dal compianto Romy Malavolta, fino al maggio del 2010, senza considerare il mio antecedente periodo lavorativo che era intercorso dal 1985 al 1997. Della Teleponte di oggi io non parlo, perché non ce n'è davvero bisogno. È per questa breve premessa che invito Alfredo Giovannozzi, direttore o condirettore, non so, non si è capito bene dalle cose che si leggono, ad avere rispetto innanzitutto della storia di quella emittente, storia che non è stata certamente scritta da lui, ma proprio da quel gruppo che non c'è più e che si è disgregato non per colpe proprie. Per quanto riguarda Super J invece, sappi che non ha bisogno di copiare o di imitare chi che sia, perché Super J segue la stessa linea che era stata tracciata dal sottoscritto e da tutti coloro che facevano parte di quella Teleponte. Tu, Alfredo, non c'eri fino al cambio di proprietà del 2008 e ricorderai che anche io, tuo direttore, talvolta preferivo altri a te, anche nello sport, settore dal quale provenivi. Non far finta di dimenticare, quindi, che le produzioni divenute storiche andavano in onda molti anni prima che fosti investito a sorpresa, molto a sorpresa, almeno per me, che andavo via per mia esclusiva volontà, direttore. Mi permetto allora di darti un consiglio. Lavora in umiltà e se proprio non ti è facile, ricorda che tra noi il derby, non che non si gioca perché noi siamo vibratiani, il derby è già iniziato, e che te lo stai giocando, ti piaccia o no, proprio contro una proprietà vibratiana che ha messo le tende a Teramo, un territorio, la Vibrata, che non ti conosce, perché da quelle parti non ti sei mai visto, né con la tua ex rete provinciale, né con quella dell'attuale proprietà di terzi. Tecnicamente si chiama provider, ma la rete è di terzi. Io punto tutto sul gruppo di Super J. E tra qualche tempo vedremo come andrà a finire una partita che se tu non ti vuoi giocare io la sto già giocando. Lavora e dimostra che sei più bravo o meno asino di noi. Tu ed il tuo gruppo da una parte, noi dall'altra. Ed era questo che volevo dirti apertamente, senza aver urtato o offeso, come forse qualcun altro ha fatto, la suscettibilità di chi che sia. Perché poi vedi, c'è anche chi ci scherza su e lo fa con un humor bellissimo. Mandiamo in onda questa, non so se chiamarla vignetta, comunque è un Photoshop. Guarda lì, da una parte ci sei tu, dall'altra ci sono io. E a detta di chi si è divertito a comporla, questa cosa, fa in modo che Walter Cori stia scopiazzando te. Sinceramente, mi viene da ridere al solo pensiero. Però io so prenderla con filosofia e con humor. Lavoriamo, tu da una parte, noi dall'altra. Chi sarà più bravo non sarai certamente tu a giudicarlo, ma sarà con ogni probabilità la gente che ci segue. Ai miei ospiti ho già chiesto scusa prima che facessi questo editoriale in diretta televisiva, ma mi sembrava proprio il luogo giusto per farlo, perché magari il calcio ti interessa, e perché magari anche tu sei sintonizzato, oltre ad aver avuto più volte il piacere di poterti ospitare. E adesso vediamo cosa dice la gente, non di questo caso, questo è chiuso. Vediamo cosa dice la gente di quello che abbiamo provato a dirvi noi stasera a Supergol. Andiamo con i messaggi, iniziando dal primo, è un tifoso del Teramo, Arcadia, che ci dice: adesso penso che la bravura di Nofri, al di là di ogni schema e ogni tattica, debba necessariamente essere quella
di far capire a questi ragazzi quanto sia importante bissare il successo di Forlì con una vittoria mercoledì contro la Maceratese. Allora sì, che puoi cominciare un nuovo campionato. Non facciamo assolutamente come dopo aver vinto a Gubbio, se no non ne usciamo più, scrive Arcadia. In questo caso ti ricorderai i contenuti di questo messaggio, poi torno da te, ne voglio leggere tre o quattro. Ancora con il prossimo: se il mio Teramo si salva ed il San Nicolò sale in Lega Pro, penso proprio che a quel punto la fusione sia inevitabile. Avere due squadre nella stessa città in Serie A va bene, come va bene anche in promozione in Serie C, fa ridere, fa proprio ridere. Sempre Arcadia, quindi Arcadia ha molto da dirci. Ancora un paio: questa sera il picco d'ascolto è al massimo con ospiti di prima fascia, la creme de creme del calcio teramano. Walter Missile sarei io. Un tuo commento sul gesto di Gianluca De Angelis. Allora ti rispondo dopo su Gianluca De Angelis. Sui primi due messaggi prova a rispondere Piero D'Orazio. Allora, bisogna bissare Forlì e noi abbiamo detto sì, ma bisogna rischiare di non perdere. Mi sembra che ce lo siamo detti già prima. È importante chiaramente cercare di fare il massimo, non disdegnando però di dare continuità, e quindi con molta umiltà dobbiamo affrontare questa partita, perché se è vero che è oro quello che abbiamo ottenuto a Forlì, ma poi questo lo dobbiamo confermare assolutamente mercoledì con almeno un risultato positivo. C'era un'altra indicazione legata sempre di Arcadia, che faceva prima riferimento alla vittoria e poi diceva altro. Delle due squadre? Sì. Diciamo che ultimamente i due presidenti assieme ai dirigenti stanno allacciando discorsi di possibili... Mi piace questa cosa, perché ne ho sentito parlare, parlicchiare, dire, non dire, e va a finire che... Diciamo che è positivo intanto che se ne parli, adesso poi trovare la quadra di un rapporto di collaborazione... Posso chiederti, Piero, in che cosa verte questa... Io non questo sono... chiacchierare, ma non sono informatissimo, però che ci sia qualcosa. Si sono incontrate, si cerca di attivare una collaborazione, se ne parla da tempo. Adesso i termini mi sembra che sia prematuro parlarne. È già importante che le società ragionino sul fatto di collaborare. Adesso la forma e le modalità sono tutte da vedere. Aurelio, ho visto che annuivi, non so, pensavi ad una maxi fusione, perché poi il bello di questo mondo, sapete qual è? È che noi abbiamo una squadra, il San Nicolò, che si sta giocando il campionato e noi ne parliamo. C'è la Virtus Teramo che sta giocando il primo campionato di eccellenza e noi ne parliamo, e ci sono altri che fanno la grande informazione e dimenticano per esempio il San Nicolò a vantaggio, non lo so, del Giulianova che oggi è in promozione, e questa sarebbe la grande informazione. Ma ti ho visto annuire, speravi un maxi matrimonio anche tu? No, io sono semplice direttore sportivo della squadra, quindi non so, queste sono cose. Però le domande, voci, le voci ci sono, però su San Nicolò e Teramo sono si è già quagliato qualcosa, insomma. Perché, tu dici, beh, sembra che è uscito pure qualcosa su qualche sito, quindi però è un parlare, insomma. Sono cose positive, perché la città ha bisogno di... Lo auspico, magari ci riuscirò, non lo so, ma i tre presidenti qui, tutti e tre, seduti su questo tavolo, sarebbe una buona risposta alla città di Teramo. Traine, cosa pensi? Alla Vastese o a quello che stiamo dicendo? No, dico, sarebbe un bel problema quello... Tu dici per un attaccante come te? No, di fare, tra virgolette, la fusione, però... Nel senso che saremo tutti e due in C a quel punto, ecco. Però credo che sia anche bello avere due squadre in C e un derby. È solo una questione economica, perché per il resto sarebbe sicuramente bello. Ancora messaggi, ne leggiamo 4 o 5, abbiamo fra 7 minuti l'ultimo impegno pubblicitario. Buonasera a tutti, volevo segnalare che in tutte le trasmissioni si parla del girone forte. Noi abbiamo incontrato Samp, Venezia, Reggiana e nessuno ci ha messo sotto. Anzi, voi che dite? Piero che dice? Ma io ho sostenuto sin dall'inizio che pur contro il trend di risultati negativi che il Teramo sia
una squadra fatta di buoni giocatori, in alcuni ruoli anche di qualche eccellenza. Abbiamo avuto difficoltà a trovare, diciamo, la dimensione, come dicevo prima, a trovare il modulo giusto, a recuperare alcuni giocatori. A sprazzi abbiamo dimostrato, contro la Samp, contro la Reggiana, a Venezia nel primo tempo abbiamo dimostrato di poter giocare alla pari. Quindi questo non fa altro che confermare la validità del parco giocatori del Teramo. Nulla vieta che poi possa essere necessario, come dicevamo prima, qualche piccolo aggiustamento, secondo il mio punto di vista. Poi, diciamo, peserà, sono domande più pertinenti. L'assenza di Ilari peserà tanto, secondo te? Allora, l'assenza di Ilari, sì, questa pesa nella misura in cui ieri si è fatto male anche Petrella. Quindi fare a meno di due pedine che anche ieri, nella prima parte della partita, Petrella, mi riferisco in tutto l'arco della partita, Petrella hanno dato un contributo importante, sempre per quel discorso di dare continuità a questo gruppo. Sarebbe stato meglio poterlo disporre, però il Teramo ha altri giocatori importanti nel ruolo e quindi penso che possa far fronte tranquillamente. Ancora messaggi, 4 o 5 li leggiamo perché credo che abbiamo spazio. Santo Carraro, e qui mi trovo d'accordissimo, ad Aurelio, perché ti chiamano Fibrilla? Nomignolo. Così, questo è un amico, sicuramente è un amico di vecchia data, Gabriele, okay. Sicuramente. Ma la Virtus è o no sul mercato ancora? Ci vogliono i giovani, dice lui. È vero. Però questa volta ho preso due belle meno anziane. Meno giovani. È vero, però ce li abbiamo già i giovani bravi. Ma è ancora sul mercato, chiede lui, Siamo vigili. Siamo ancora vigili. Sul mercato. Quando uno dice così, si è ancora sul mercato. Ancora. Adesso, dopo Carraro, bisogna assolutamente recuperare Jefferson. Arrivano altri messaggi intanto. Con loro due in campo siamo un'altra squadra. Ecco perché, anzi, ecco, penso che siano loro i due migliori acquisti di gennaio. Io sono assolutissimamente d'accordo con questo telespettatore, mi permetto solo di ricordarti che le stesse cose che tu hai scritto io le ho dette qualche volta, più volte, in qualche puntata precedente. Voglio sapere se Piero condivide. Sì, assolutamente, mi pare che già prima stavamo dicendo che queste assenze sono state assenze pesanti, ma sì, però se è importante Jefferson, perché se è importante è Carraro, perché è importantissimo, io credo che non lo sia meno Jefferson. Assolutamente sì, però ci siamo detti prima, anche per caratteristiche diverse dal resto del parco attaccante. È vero, è vero. Ancora messaggi, continuate anche ancora a scrivere. Buonasera a tutti, ieri bella vittoria del Teramo, adesso serve vincere anche con la Maceratese. Sempre forza Teramo, scrive Paolo da Corropoli, che salutiamo. Con Traini è il re degli over, spiegaci se sei effettivamente o ti senti essere il re degli over, Michael. Questo magari è qualche amico di squadra, non lo so, qualche compagno over, di squadra. Non tanto over. Beh, è un overino dell'88. È un overino dell'88, 28 anni. Ti ci senti un po' chioccia di questa squadra? No, vabbè, giovane, non sono né giovane né vecchio, sono a metà strada. È l'età migliore. L'età migliore, dice, sì, quella della maturità calcistica. Per un attaccante. Bomber vero, dentro e fuori dal campo, anche se fuori è a quota zero, spiegaci. Questo è meglio non spiegarlo. No, io credo aver capito, ma però spiegacelo tu, perché meglio non spiegarlo. Va bene, ancora un paio di messaggi, poi andiamo per l'ultima fascia pubblicitaria. Piero D'Orazio conosce bene il San Nicolò. Qual è il segreto di questa società che sta raggiungendo risultati sorprendenti? Ah, io devo rispondere poi al missile che mi ha chiesto di De Angelis, non voglio sottrarmi alla risposta. Beh, diciamo che non riterrei che sia, come dicevo prima, una stagione sorprendente, perché è il frutto di una pianificazione che viene da anni, di una società seria che rispetta gli impegni e che sa programmare gli obiettivi, quindi mi sembra che dietro ci sia tanto lavoro. Piero, mi togli una curiosità, io ti ricordo storico allenatore, dirigente del Ponte Romano, dove forse avrai lasciato anche un pizzico del tuo cuore, sì. No? Perché una vita lì, società seria,
era ed è società seria. Poi sei stato a San Nicolò, poi sei stato a Teramo, ma si è bravi o fortunati nel riuscire a lavorare con società sempre serie? Diciamo che sono fortunato di essere di Teramo, queste società tutte sono di Teramo. Tutte di Teramo. Beh sì, anche Ponte Romano è Teramo. È stato molto bravo. Sì, vabbè, ma lui è bravo. Quest'anno sta andando malino, eh? Il tuo Ponte Romano sta soffrendo, sì. Ha cambiato l'allenatore. Purtroppo dopo tanti anni in cui sono stati sempre a un passo di un risultato straordinario per quello che è, diciamo, la storia di quella società, c'è stata forse una crisi di rigetto. Adesso bisogna essere bravi a saperla gestire. In bocca al lupo anche al Ponte Romano dell'ex grande ex Piero Dorazio. Ancora un paio di messaggi, ce la facciamo? Come fanno alcuni tifosi dei Romani a criticare la squadra anche dopo una vittoria fuori casa? Succede solo a Teramo. Ma io non lo so se è stato letto altrove, non mi sembra che ci siano state critiche, no. Almeno nei messaggi che abbiamo letto noi, mi sembra, può darsi pure che io sbagli. Ne leggo ancora un altro, poi rispondo al missile che mi chiedeva di Gianluca De Angelis, eccolo, è abbastanza lungo il prossimo, lo vediamo. Allora, da San Nicolese Doc speriamo di fare il derby e non la fusione. Ricordate le scritte, adesso fate la fusione, che delusione. Adesso fate la fusione, che delusione. Nessuno ha detto che ci sarà una fusione, però è stato detto che qualche chiacchiera o qualche pourparler tra le società c'è stato, e vi assicuro che il pourparler può riguardare tante cose, può riguardare un settore giovanile, può riguardare, cioè, no, non abbiamo detto che ci sarà la fusione. Abbiamo però preso atto del fatto che queste società non si stanno ignorando, e questo credo che sia una cosa assolutamente importante. Allora facciamo così, fermiamoci, andiamo in pubblicità, risponderemo su Gianluca De Angelis al rientro prima del rush finale, perché abbiamo una decina di minuti, non di più, panchina a Castelfidardo, quindi condannando il gesto, ripeto, Gianluca è il primo a sapere che non, certe cose non vanno fatte. C'è da dire che nel momento di un gol e di una partita che perdi al 95esimo, se hai un po' di sangue dentro, e Gianluca ce l'ha, veder passare davanti una squadra esultante per giustamente aver vinto la partita, magari la stupidaggine puoi commetterla. Quindi condanna senza sconto di pena, va bene? Può passare? Ancora gli ultimi messaggi, gli ultimi. Per Arcadia, se ami le fusioni, basta che vai a seguire il Giulianova. Per quanto riguarda il successo di Forlì, non esaltiamoci troppo, abbiamo vinto contro una squadra di Serie D. E questa è l'altra chiave di lettura. Ancora, caro Walter, di cosa si sta parlando? Tu sei, vabbè dai, è vero che siamo stati i primi a mandare le email anziché le telefonate in diretta televisiva, è vero, quasi 20 anni, precursore, poi altri ti hanno copiato, grazie Paolo, sei troppo gentile. Semmai ci unissimo al San Nicolò, la Serie B non sarebbe più un sogno, dice Carlo. Come vedete, le chiavi di lettura molto articolate sono anche molto ampie. Non so se in regia riusciamo. Ma Di Massimo in rotta con la Samba non può venire a giocare a Teramo? Su Di Massimo dovremmo aprire una parentesi. Non abbiamo tempo per farlo, magari se vorrà il ragazzo lo portiamo qui. Chiedo che questo messaggio sia letto, così il collega di Teleponte si renderà conto del clima che lo attende nel suo inopinato rientro a Teramo. Nessun clima, per l'amore del cielo, era solo quello che mi sentivo di dover dire a tutela della nostra serietà e delle nostre professionalità, e anche delle professionalità che sono a casa di quella televisione. Cosa ne pensate di Sansovini dietro le punte? Non darebbe più qualità dalla tre quarti in su? Chiudiamo con questo interrogativo con Piero Dorazio. In realtà dovrebbe essere stato così. Allora, io ritengo che Sansovini sia un giocatore fondamentale in questo momento del Teramo, anche dalla partita di ieri. Fa un lavoro, un grosso lavoro oscuro, aiuta tutta la squadra in un contesto in cui chiaramente fa difficoltà a giocare in una posizione senza un compagno di reparto che lo completi. È vero. Sono assolutamente d'accordo che con Jefferson in campo vedasi Gubbio, ha espresso il meglio delle sue qualità. Assolutamente.
in bocca al lupo per Teramo Maceratese, che purtroppo non potrò seguire per un impegno professionale, però vi sarò vicino con il cuore. Michael, avvasto per sognare, sapendo che qualunque sia il risultato, il San Nicolò c'è e ci sarà. D'accordo? Sì, come ti ripeto, noi sicuramente andremo là per fare la nostra partita, daremo tutti quanti il massimo impegno, sperando come sempre di vincere. Però ancora il campionato, sicuramente noi con la Vastese sappiamo che è una partita importante, però ancora il campionato è lungo e sì, sicuramente non si deciderà certamente giovedì. Senti, tu supera la quota 17 dello scorso anno, perché insomma siamo a 8, il girone d'andata non è finito, se tanto mi dà tanto e arriviamo a 10 e moltiplichiamo per 2, così tutti coloro che staranno zitti. Tu fai il tuo. Tu pensa a fare i tuoi gol. Poi c'è il tuo addetto stampa dietro le quinte che gongola di fronte a queste considerazioni. Aurelio, in questo caso siamo di fronte ad una partita giovedì, sì, difficile, ma tu pensa se riusciamo a farla nostra. Magari. Cambierebbe il corso di questo campionato. Cambierebbe tanto, sì. È una partita importante, anche perché viene dopo una brutta sconfitta e prima di una partita difficilissima che poi arriva a San Nicolò il Francavilla, la capolista. Quindi è un momento molto difficile. Io penso che la squadra risponderà bene, sono quasi Sei certo. Convinto? Quasi certo. Tu dall'alto della tua esperienza, sì, perché è importante quello che ci dici tu. Io ho sempre apprezzato l'atteggiamento del tuo presidente, che in qualunque momento non mi è sembrato mai esaltarsi più di tanto, né tantomeno da battersi. Ieri per la prima volta l'ho sentito, ci siamo scritti, un po' giù. Sì, perché sinceramente anch'io, perché dopo l'1-1 la partita ce l'avevamo in pugno e avevamo dentro di noi, pensavamo un po' tutti, poi ce lo siamo detti a fine partita, di poterla vincere la partita, quindi è come se avessimo perso 6 punti in un attimo e quindi è stata dura da digerire, però dopo già oggi siamo ritornati, partite, già pensiamo a giovedì. E a me piace per esempio la chiave di lettura che ha dato lui all'inizio della trasmissione, Piero D'Orazio, quando guardando la vostra classifica ha detto sì, non sarà una classifica brillantissima, ma stare lì nel gruppone con magari i rinforzi che sono arrivati sicuramente non deve scoraggiare più di tanto. Perché penso che oggi come oggi per la Virtus sarebbe come vincere nuovamente un campionato, sì, la salvezza. Quindi l'importante è essere in corsa, essere vivi, come sta dimostrando il direttore sportivo. Sul mercato hanno dato un segnale importante sia alla squadra sia anche agli avversari. Grazie. Allora, io vi ringrazio tutti, da Michael Traini, al quale auguriamo tante doppiette, in bocca al lupo per il tuo futuro e per il futuro del tuo San Nicolò. Un grande in bocca al lupo al Teramo Calcio e a Piero D'Orazio, che per me ospitare è sempre un piacere particolare, altrettanto, perché riusciamo a parlare di calcio facilmente. Mi è piaciuto particolarmente anche avere Aurelio Massacci, che so non essere molto 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 amico dei mezzi di comunicazione, però questo non vuol dire che essere stato ospite di Supergol non si sia trovato bene. A me questo ha fatto molto piacere. Supergol continuerà la propria strada sereni e tranquilli, col sorriso sulle labbra e soprattutto con una qualità: essere corretti. Vorremmo e pretendiamo nei nostri confronti la stessa correttezza che esterniamo nei riguardi degli altri, e ci riproporremo lunedì, non nel turno infrasettimanale di giovedì, ma lunedì prossimo, come da scaletta tradizionale. Grazie, arrivederci.